Stamane al gelo, in attesa dell'apertura del centro vaccinale di Atripalda, decine di anziani infreddoliti sono stati costretti ad attendere anche alcune ore all'esterno dell'edificio della Misericordia perché le liste dei soggetti convocati per l'inoculazione del vaccino non erano pronte. In stand-by, in balia di temperature invernali, sono rimasti gli anziani tra i 70 e gli 80 anni di Aielo del Sabato, convocati ieri sera dall'ASL per questa mattina. Per alcuni di loro l'appuntamento era per le 8.30, il centro ha avviato l'attività di vaccinazione solo per le 9.30. Un ritardo che ha condizionato la tabella di marcia, facendo saltare gli orari calendarizzati per la somministrazione del vaccino, provocando la sosta forzata degli anziani in un clima di freddo e tensione. Essere buttati qui, persone anziane, non io perché ho accompagnato solo mio marito, però persone che hanno anche delle difficoltà, che hanno anche delle problematiche, messi qui al freddo, insomma, per un ritardo di arrivo delle liste. Dalle 8:30 circa. Quindi adesso sono le 10. Sono quindi arrivato un po' in ritardo, hanno cominciato un po' in ritardo e aspettiamo. Beh, c'è anche apprensione per vaccinarsi, poi ci sono questi ritardi. Insomma. Fa pure freddo. Aspettiamo. O freddo fa male. Ancora non l'hanno chiamata? Niente, otto. Ma lei da quant'è che sta aspettando? Ma io tengo appuntamento 10:15, sono arrivato 5 minuti fa. E non mi hanno chiamato ancora, c'è già già. Quando mi chiamano loro, non c'è già adesso sanitario, ma che ne sa, ce ne ho tanto. Questi fanno tutto a capolotto. Quando è che l'hanno convocata? Ieri sera alle 8:30. Ah, alle 20:30, lei subito è scattata però. È mica giusto però. Ma quanti anni ha, signora? 76. Auguri allora. Grazie, no, io sono diabetica, perciò già mai ve ne fa prima. Quando è arrivata la convocazione? Ieri sera alle 8:15. Ah, e ce l'avete fatta comunque a prepararvi. Vabbè, noi eravamo sul, cioè lo sapevamo. Aspettavamo già, insomma. State aspettando da parecchio voi, come? Sì, però era chiuso perché non avevano portato gli elenchi, perciò. Noi eravamo verso le 9. Avete un po' di apprensione, signora, per il vaccino? Ascolta, siccome io ho un pochino dei problemini di salute, ho paura per quello. E quindi ora non si sa quello che mi fanno, a me se mi fanno quella là che AstraZeneca. Non la faccio, ci rinuncio. Siamo tranquilli perché penso che se dovrebbe esserci qualcosa loro lo sapevano, se no non chiamavano tutti. Siamo tranquilli. Sempre fatto, vaccino influenzale, sempre fatto. Siete pronti? Sì, siamo pronti.